Allora, ciao. Praticamente questo è l'ingresso di Monte Cofano. Per andare a Monte Cofano c'è il percorso, come vedi, tracciato. Chiaramente io, figurati, guarda che condizioni sto, non sono per niente organizzato. Ma figurati se io sono organizzato. Cioè, in realtà ho le scarpe, le ho lasciate nel baule dell'auto, ho fatto il bagno, dopodiché mi sono ritrovato l'infradito, mi sono asciugato e mi sono detto, ma sai che c'è? Visto che c'è questo percorso tracciato, facciamoci un bel giretto, andiamo ad esplorare un po', visto che a me dopo mezz'ora di bagnetto mi scoccia già, voglio fare qualcosa di operativo. E mi sono incamminato, siamo qui in zona Samitolo Capo e ripeto, questo percorso porta a Monte Cofano, in realtà non so dove cacchio sia, forse ripeto, sono con l'infradito, però ci proviamo. Lì c'è una torretta, vedi che c'è una torretta accanto alla macchina, una di quelle torrette costruite credo durante la seconda guerra mondiale, anzi senza credo, che serviva appunto come difesa, appestamento difesa. Trovate il panorama è spettacolare perché sembra di essere in un deserto. In realtà siamo in un deserto, come puoi vedere. E sicuramente ci volevano le scarpe. Ci volevano le scarpe. C'è poco da fare. Vedi? Adesso mi raccomando, se venite qui a San Vitolo Capo, ecco, vedi, qui puoi trovare che è una riserva naturale orientata a Zingaro, vedi, e noi praticamente siamo qui, limite per il riservo di Monte Cofano. Ecco, non so dove stessi inquadrando, ok, quindi puoi vedere qui la mappa, la trovi qui. Ok, perfetto. Naturalmente il percorso perché mi raccomando se venite non fate un po' che fate l'infradito, ma mettetevi scarpette da trekking sarebbero l'ideale, anche se deve in realtà, vedi, anche delle scarpe da ginnastica andrebbe benissimo perché vedi com'è alla fine, però insomma con l'infradito non è il massimo, ma sprovveduto, quali sono? Bene, vi lascio, ci vediamo alla prossima puntata. Un deserto più profondo. Se questo video ti è piaciuto, metti like, ti iscrivi al canale in modo che mi aiuti incentivi a far più video, a farti vedere più cose, perché io comunque di escursioni, di camminate, di passeggiate ne faccio parecchie. Ciao, alla prossima!